E ciao ragazzi e benvenuti nel 13° episodio dei tutorial sui bot di Telegram in PHP. Allora, in questo episodio vi voglio mostrare una cosa molto nuova. È da tanto tempo che non ho spunti completi, diciamo, per il cambiamento totale di uno script, dato che nei tutorial precedenti, in molti dei tutorial precedenti, abbiamo solo visto alcune particolarità, alcuni piccoli comandi e piccoli blocchi, mentre qui voglio farvi rivedere e ricostruire l'intero script, tant'è che ho creato un nuovo file utenti e un nuovo file per il bot. Adesso, tralasciando il nome del bot, andiamo avanti, ma prima devo dirvi una cosa. Innanzitutto, grazie per i 74 iscritti che abbiamo fatto in una settimana solo grazie ad un video di Minecraft. Una settimana in cui il servizio Lovable, ovvero il servizio che serve ad aiutare gli utenti tramite Telegram, serve ad aiutare voi utenti a comprendere. A comprendere i linguaggi, a insegnarvi e approfondirvi quello che io so, e quello che io so è presente sui miei tutorial. Ovviamente non sono solo queste cose che so, potete chiedermi anche di Java se avete bisogno, non Java stratosferico, ma Java piuttosto basico. E niente, Python non chiedetemelo neanche, stessa cosa per l'HTML, può sembrare strano, stessa cosa per il C Sharp, il C++, per tutto il resto, ovvero Java, C, PHP e quello che vi ho mostrato in questi tutorial, potete pure chiedermi. Comunque, stavo dicendo, grazie per i 74 iscritti, però ho notato anche un'altra cosa, ovvero che l'83% delle persone che guardano i miei video non sono ancora iscritte. Allora, è raro che io vi chieda di iscrivervi, perciò mi scuso prima di tutto, e in più vi chiedo a voi che non siete iscritti, vi chiedo di iscrivervi, perché iscrivendovi fate salire le statistiche del mio canale e così i miei video raggiungono più persone, anche quelle più bisognose, dato che questo è lo scopo del mio canale, ovvero aiutare le persone bisognose secondo quello che non ho capito io all'inizio. Comunque, detto questo, lapsus, detto questo, grazie per l'iscrizione, se vi siete iscritti. E iniziamo immediatamente con il video. Allora, oggi vi presento i bot di annunci. Che cosa fanno i bot di annunci? Praticamente è un bot che vi fa delle domande, vi chiede dei dati, poi prende questi dati, li archivia, li mette dentro ad un messaggio e questo messaggio lo posta in un canale. È qualcosa che ho ricevuto stamattina da questo utente che aveva bisogno di aiuto per questo bot. Io gli ho consigliato di guardare i miei tutorial, dato che da quanto so io, i miei tutorial di adesso contengono quasi tutte le informazioni per creare questo bot. E ho detto quasi tutti, dato che oggi andremo ad approfondire questo passaggio, questo script. Allora direi di iniziare immediatamente. Che cosa ho fatto? Ho creato un nuovo file con un nuovo bot e un nuovo file utenti, ovvero un nuovo database dove inserire in questo caso la posizione register della classica, la mod che ci servirà più tardi e il new post, ovvero un array che è momentaneamente vuoto. È vuoto all'avvio del bot e dopo aver postato un messaggio, e questo new post sarà il messaggio che verrà postato. All'interno ci metteremo man mano
ogni posizione, per esempio il nome, il prezzo di quello che vogliamo vendere, non so. Questo qui, per esempio, è un bot che vende costumi, così a caso. E niente, questo messaggio qui serve per fermare il post, dopo vedremo come si fa. In più, ad ogni exit prima ho inserito un fclose perché è importante chiudere il bot e mi sono accorto che ogni volta che facevamo exit il file non veniva chiuso, ma veniva chiuso solamente alla fine se lo script riusciva ad arrivare fin qui. Allora, quindi registriamo il nostro utente con mod 0 e che cosa succede? Quando entriamo qua nel switch mod dell'utente, caso 0, se il testo è start, quindi se scrive start così se avviamo quel bot, cosa succede? Send message, inserisci il nome del costume. Users id mod uguale a 1, quindi trasferiamo la mod da 1 a, cioè da 0 a 1. E salviamo qui e chiudiamo, quindi chiudiamo il file con questo blocco. Che cosa farà a questo punto? Il bot aspetterà un input e questo input verrà messo in case 1, quindi quando la mod sarà 1 e la mod 1 verrà impostata qui, ovvero all'avvio del bot. Quindi all'avvio del bot e quando apparirà questo messaggio, se scriveremo il nome del costume, ci apparirà il case 1. Adesso andiamo a vedere. Quindi avviamo, start, inserisci il nome del costume. Noi inseriamo il nome del costume, in questo caso io voglio vendere il costume di Spring Bonnie, scusate. Quindi scriviamo Spring Bonnie. Inserisce la data del costume. A questo punto che cosa succede? Text, ovvero il messaggio che abbiamo appena scritto che rappresenta il nome, viene salvato in new post name, quindi viene creata una nuova posizione name dentro new post del nostro ID e gli viene assegnato text, ovvero l'ultimo messaggio che abbiamo scritto. Poi ci stampa, inserisce la data del costume e fa lo stesso procedimento, stavolta da 1 a 2. Inseriamo la data del costume, dovrebbe essere stato creato negli anni 80, secondo la timeline, quindi 1980, inserisci il prezzo del costume. Qua accade la stessa cosa, quindi nuova posizione date text, gli viene dato text. E ci stampa, inserisci il prezzo del costume. Il prezzo del costume ne mettiamo uno a caso, tipo 100 dollari. E niente, ripete la stessa cosa, modalità 3, finché non arriviamo alla modalità 4, che è l'ultima modalità, dove ci chiede invia la foto del costume. Qui dobbiamo utilizzare una posizione che non abbiamo mai visto fino ad ora, ovvero la foto file ID. Adesso andiamo subito a vedere nel core di Telegram, dov'è che è send foto. Abbiamo qua il metodo send foto, qua possiamo pure togliere la tastiera. Abbiamo qua il metodo send foto, che abbiamo già visto in alcuni tutorial, quindi non serve che ve lo spiego. C'è sempre quel bug per cui non riesco a mettere l'HTML nelle caption, però non so, lo risolverò un giorno. Allora, send foto, questo lo utilizzeremo poi, ho sbagliato, dovevo andare in message. Siamo in message. E dobbiamo prendere l'ID della foto che verrà inviata, dato che dobbiamo inviare una foto. Per inviare la stessa foto ad un altro contatto, dobbiamo prendere una posizione che si chiama file ID, ovvero l'ID universale di quella foto. Come si fa a prenderlo?
andiamo in message, quindi abbiamo qui, ecco, update message, e prendiamo la posizione foto, che è foto qui. Foto che cos'è? È un array di PhotoScience, ma non un array come questi qui, quindi un array con la posizione from e la posizione username, un array normale, come RPL markup. Quindi l'array foto sarà strutturato, adesso vediamo, di PhotoSites, quindi ogni array contenuto nella matrice foto conterrà file ID, file unique ID, eccetera, eccetera. Questo foto sarà strutturato così. Quindi lasciamo stare questa parte qui, prendiamo questa parte qui, sarà strutturato così. Quindi un array, array 2. Cioè array 1 e array 2. In questo array 1 ci sarà file unique id eccetera, quindi come si chiama width 8, come l'ho letto non lo so, vabbè, e ci sarà la stessa cosa qui. Ma come facciamo a prendere il file id? Cioè adesso possiamo utilizzare sia il file id del primo array sia il file id del secondo array, ma come facciamo a identificare uno degli array, dato che non hanno nome? Non c'è tipo qua array 2 due punti eccetera, è semplicemente un array senza nome. Allora come si fa? Non possiamo fare come abbiamo fatto qui, quindi parentesi graffe, ecco il file id, perché darebbe un errore e non funzionerebbe. Stessa cosa per le doppie parentesi quadre. Si è aperto qua Office. Dobbiamo utilizzare il classico metodo degli array, quello che abbiamo utilizzato nel linguaggio C. Quindi abbiamo l'array, il primo array che è la prima altezza o la lunghezza, e poi il secondo che sarà l'altezza o la lunghezza. Stessa cosa degli array normali. Quindi abbiamo l'array in posizione 1, cioè in posizione 0 e in posizione 1. Poi se ce ne fossero stati altri sarebbero posizione 2 e 3. Cos'è che mi confondo? Vabbè. Quindi, array classico. Noi possiamo utilizzare sia il primo sia il secondo, quindi sia 0 sia 1, intanto il file id è lo stesso. In questo caso ho voluto prendere il primo perché sì, quindi tra parentesi 0, quindi puntiamo al primo array di foto e prendiamo da esso il file id. Quindi abbiamo il file id normalmente. Però nel caso 4, ovvero quando abbiamo inviato la presunta foto, se il foto id è nullo, quindi se non è una foto, dato che l'array di foto vale solo se inviamo un media di tipo foto, se foto id non c'è, allora ci stampa foto non inviata e ci chiude il file. Quindi adesso andiamo qui, invia la foto del costume, ci inviamo invece un testo. Foto non inviata, altrimenti che cosa succede? L'id della foto va a finire qui, anche se è parecchio inutile. Quindi viene inserita la posizione foto ed è inutile, come ho detto prima, dato che questa verrà poi copiata in un'altra variabile subito dopo. Quindi cosa succede? Inviamo la foto e ci invia un send message: il registro del posto è andato a buon fine, eccetera, eccetera, eccetera. Verrà inviata sul canale. Adesso che cosa facciamo? Creiamo quattro variabili: name, date, price e foto, e gli diamo i nomi, i valori delle varie posizioni di neo posto, perché così è più semplice in send foto, che adesso vediamo. Allora, send foto. Id photo text. L'id non è sempre numerico. Se andiamo a vedere adesso su send foto, ma anche su
send message, eccetera. Io ad alcuni di voi ho detto come alcuni di voi, ecco, mi hanno chiesto come si fa a inviare un messaggio in un canale. Io ho risposto: prendetevi quel canale, ma ho scoperto che non è tanto semplice e non credo si possa fare. Ho provato a prendere l'ID di quel canale, ma ho notato che nemmeno con l'ID del canale il bot riusciva a inviare un messaggio lì. Quindi ho dedotto che con i canali privati un bot non può interagire, può interagire solo con canali pubblici. Quindi ho creato un canale, questo canale qui, in cui verranno inviati tutti gli annunci. Questo è il suo nickname, quindi tutorial privato. A questo punto ho, tra virgolette, scoperto che si può usare anche una stringa, vabbè, ma non solo per i numeri. Si può utilizzare anche channel username, ovvero inseriamo l'username del canale. Come si fa? Andiamo qui su Send Photo e mettiamo chiocciola l'username del canale tra virgolette. Ed ecco che invierà il post sul canale e non su una chat, eccetera. Per il gruppo basta semplicemente che mettete l'ID del gruppo. Per prendere l'ID del gruppo, dovete fare sì send message ID, ma non con l'ID from ID, ma ID chat ID. Quindi chat ID, fate send message, adesso vi faccio vedere send message chat ID, virgola, chat ID, così invierà l'ID del gruppo nel gruppo stesso non appena riceverà un messaggio. Adesso quindi inviamo il messaggio nel canale, la foto, quindi l'ID della foto, il file ID, quindi la foto stessa, nome, name, data, date, prezzo, price, inviato da chiocciola username. Poi resettiamo tutte le statistiche, stessa cosa di stop. Qua se nel processo facciamo slash stop non ci invia nulla, ma vabbè, potete aggiungerlo voi, ma ci resetta completamente, come vedete, le statistiche. Quindi, ops, quindi riparte da modulo 0 e new post lo fa rimettere come array vuoto e poi esce. Fine. Quindi siamo arrivati a questo punto, foto non inviata, adesso inviamo la foto, aspettiamo che carica, ecco che ha inviato la foto, vabbè, il registro del post è andato a buon fine, verrà postato sul canale fra poco ed ecco qua, magari se si toglie la notifica, ecco qua il nostro post sul canale privato. Nome Springboni, data 1980, prezzo 100 dollari, inviato da Express240. E qua abbiamo la foto. Facile facile, non credo di dovervi spiegare oltre. E niente, vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale se riesco a parlare. Non lo faccio di raro, ripeto. E niente, non ho nient'altro da dire. Quindi ci vediamo alla prossima.